Il Cervino è una montagna simbolo delle nostre Alpi, una montagna difficile, un sogno per molti. Giuseppe Castelli mantiene ancora un primato, quello di essere stato il più giovane alpinista ad aver raggiunto dalla parete nord la cima del Cervino. Era il lontano agosto 1963, il giovane Castelli aveva 19 anni. Quando la sua famiglia scoprì che da 3 giorni non si avevano notizie dei 4 alpinisti folli che avevano affrontato la nord del Cervino. Tra questi 4 impavidi, eroi per alcuni, incoscienti per altri, c'era Giuseppe. Dai, non l'ho detto che andavo a fare il Cervino. Infatti poi l'hanno saputo, penso che loro erano in vacanza lì a Cantoira, noi affittavamo in Val di Lanzo. E non so se una vicina o qualcheduno l'ha sentito per Spifferato. radio o per televisione, ha detto, guarda, tuo figlio, ma lo sai che Beppe è sulla nord del Cervino, è 3 giorni che non hanno notizie. Ma io ogni tanto facevo queste cose, un po', un po' pazze. Allora, mi chiamo Beppe Castelli, e ho 75 anni. Ho fatto diversi anni dell'alpinismo a un certo livello. Diciamo la scalata più famosa è stata la Nord del Cervino nel 1963, dove ci ho rimesso quasi tutte le dita dei piedi per congelamento. Comunque non mi sono lasciato abbattere e ho continuato perché la passione era tanta. E sono diventato istruttore nazionale d'alpinismo, ho insegnato 13 anni alla scuola di alpinismo Gervasutti di Torino e poi insieme a altri amici abbiamo creato la scuola d'alpinismo Gianni Ribaldone, che è una scuola intersezionale di diverse sezioni del CAI e del Canavese. All'età di 4 anni mi portavano già in montagna i miei, anche a fare delle gite, mi caricavano sulle spalle e lì ho incominciato. Poi, dato che noi siamo quattro, in famiglia eravamo, perché due maschi e due femmine, una delle mie sorelle ha conosciuto un ragazzo che andava in montagna a arrampicare e mi ha portato a Si è casa portata con sua. sé. No, prima mi ha portato, avevo 14 anni, a casa sua e mi ha impressionato perché aveva le pareti coperte di foto di Bonatti, di Terré, tutti questi alpinisti d'allora, dei Gervasutti. E allora vedeva che guardavo queste foto, interessato, mi ha detto, ma ti piace? Sì. Ma guarda, domenica noi andiamo ad Ala di Stura che c'è una palestra di roccia. Se vuoi venire, calzettoni. I pantaloni alla zuavano, come si usava una volta, gli scarponi e mi ha portato. Mi ha fatto fare anche delle doppie e mi ha detto, oh, sei portato. Allora pensate che pesavo 50 kg. Dopo aver fatto dell'alpinismo, mi sono dedicato praticamente alla natura, no? Una parte sono diventato una guardia ambientale venatoria e mi sono dedicato alla fotografia naturalistica che tuttora faccio. E lì ho capito anche diciamo l'ambiente montano maggiormente. Che prima andando in montagna sì, guardavo i fiori, riconoscevo i fiori, le piante, gli animali che lo abitavano, però non avevo approfondito e ho capito com'è dura la vita di questi animali in montagna. Noi abbiamo avuto
la mia generazione la fortuna di fare certe vie che adesso non puoi più fare. Per esempio, un esempio lampante, la Nord del Monviso, che era una bellissima via, il Coolidge, no? Il Canalone, adesso non esiste più. Mi piace sta cosa dei giovani, perché finalmente qualcheduno ha preso una posizione. Mi fa molta tristezza queste critiche a Greta, no? Che sono proprio ingiuste, fatte da personaggi che secondo me sono degli omuccoli, proprio mini. Perché? Perché finalmente abbiamo visto milioni di ragazzi, di giovani in piazza a protestare di nuovo come si faceva una volta per qualcosa, no? Io credo, ci credo in questa cosa che porterà dei benefici, perché dobbiamo pensare che la Terra è unica, non è che ne abbiamo un'altra. Nell'immaginario collettivo, coloro che affrontano la montagna e ne raggiungono le cime sono personaggi impavidi, un tempo paragonati ad eroi, che rischiano la vita per conquistare, in ultima analisi, il nulla. Un nulla affascinante, dietro il quale si celano tuttavia studio, conoscenze, perseveranza, passione, allenamento, costanza, scelte e anche rinunce. Nei racconti di costoro c'è la storia delle nostre Alpi in mutamento. Ascoltare queste storie significa guardare al cambiamento climatico con gli occhi dell'esperienza, con l'empirismo dell'avventura, nella scatola fragile della narrazione umana. L'ho addormentato io e poi sì. A proposito, com'è andata l'anestesia? Hai avuto male? No, non ho sentito niente, sei stato questo è il pezzo, bravo, il pezzo per il mio primario.